Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Assalto a Capocolonna, presentata al comune di Crotone la richiesta per la costruzione di un parco eolico. Sentiamo. Alberi di Natale a terra e a mare. A mare ci sono gli alberi di Natale per l'estrazione del metano, a terra gli alberi di Natale sono rappresentati dalle pale eoliche. Uno spettacolo bruttissimo per chi arriva a Crotone anche da turista. Lo spettacolo è già brutto a vedersi oggi. Immaginatevi se dovesse essere accolta la richiesta presentata al comune di Crotone con una scia di realizzare un parco eolico a Capocolonna. Sì, avete capito bene, non proprio dove c'è la colonna, ma su quelle colline di fronte. Ci sono quelle colline che sono visibili da ogni lato. Lì qualcuno ha presentato una scia al comune di Crotone per realizzare un parco eolico, le pale più piccole, non quelle di grossissima dimensione, perché le pale più piccole, per fare un parco eolico con pale più piccole, non c'è bisogno dell'autorizzazione da parte della Regione Calabria, basta una scia. E se le carte sono in regola, il Comune è costretto a dare la concessione. Quindi è stata presentata questa scia all'ufficio urbanistico del Comune, che ha esaminato i documenti, e per fortuna ne mancava uno, mancava il parere paesaggistico della soprintendenza. La zona interessata a questo progetto si chiama zona telegrafo, una zona che non è esclusa da interessi archeologici, però immaginatevi se la soprintendenza, per un attimo, se la soprintendenza dovesse dare il parere favorevole, ci troveremmo in un'area importantissima dal punto di vista della rappresentanza archeologica e turistica, con pale eoliche visibile a tutti. Politica, stamane presentazione ufficiale della candidata a sindaco del comune di Crotone per il Partito Democratico, Rosanna Barbieri. Questo è un momento importante. Anna Barbieri, una donna di scuola, mi veniva da dire uomo, ma nel senso lato del termine, una donna che viene dal mondo della scuola, che si presta alla politica. Nella scuola ha fatto la professoressa, ha fatto la dirigente scolastica, ha fatto l'ispettore, ultimamente era provveditore. Usiamo questi termini così qui chi ci ascolta capisce meglio, perché sono i termini più usati. Le è stato chiesto di prestarsi alla politica e lei ha accettato. Gliel'ha chiesto il Partito Democratico. Chi ha fatto la sua proposta? La proposta l'ha fatta naturalmente il segretario di Federazione Pantisano, ma subito dopo di lui tutti i più autorevoli rappresentanti del partito e della coalizione, la deputazione, il presidente della regione, ecco, tutti hanno caldamente incoraggiato questa proposta. E quando a quel sabato mattina si sono aggiunte le telefonate di tutti questi rappresentanti, la mia richiesta è stata solo una: io devo passare dalla base, io ho bisogno di sapere se siamo tutti d'accordo, perché se siamo tutti d'accordo la mia disponibilità è totale, lascio un lavoro che amo, lascio una professione che ho scelto e nella quale mi sono veramente impegnata tanto, ma lo faccio molto volentieri, perché per la mia città io ce la metterò tutta. Un partito che non è che non ci sono state le divergenze, però alla fine è un partito che ha ragionato. E quella, diciamo, quasi totalità di cui aveva chiesto c'è stata?
Da quello che so io c'è stata l'unanimità. Quasi. Io d'altronde quella sera in quella parte dell'assemblea non c'ero, per cui non mi posso esprimere in merito. So che c'è stata l'acclamazione all'unanimità. Momento del voto sicuramente. E poi guardi, io sono dell'opinione che è necessario che ci sia una dialettica, perché queste sono le regole della democrazia, i riti in cui credo della democrazia, per cui questi passaggi sono utili, anzi necessari. Dopodiché, quando si prende una decisione, bisogna abbracciare la decisione della maggioranza, e io ritengo che tutte le personalità in campo hanno, se lo sentono, il dovere di contribuire, per cui io sono per una politica inclusiva e sicuramente non respingente. Sicuramente. Le tre questioni che intende affrontare se dovesse essere eletto sindaco, da subito, le prime tre questioni. Ma guardi, secondo me la nostra città ha tante risorse, ma anche tante criticità che... Secondo me è difficile stabilire una scala di interventi. Sono tutti alla stessa attenzione, per cui con la squadra la mia esigenza principale è che i cittadini cambino il sentire rispetto all'amministrazione, che sentano che l'amministrazione è vicina ai loro problemi. Questo è il mio primo sentire. Però uno dice, se dovesse diventare uno, un'idea se la fa. Prima di tutto voglio fare queste due o tre cose per dare l'idea della svolta. Ma guardate, una città ha bisogno di tante cose, ha bisogno sia che le aiuole siano pulite, sia che la viabilità sia fruibile da tutti, ma ha bisogno anche che i cittadini, per esempio, non posteggino in doppia fila, ha bisogno che i cittadini non buttino le carte, così come il mondo dell'economia ha bisogno delle situazioni per poter prosperare e quindi dare lavoro ai cittadini. Quindi non ci sono scale di priorità, sono tutti ugualmente prioritari. Sono tutte priorità. Lei si sente in continuità o in discontinuità con l'amministrazione di centrosinistra? Guardate, c'è una legge bellissima che dice che un sindaco, dopo 10 anni, se è stato riconfermato, deve cambiare. Quindi lo spirito della discontinuità sta proprio nello spirito della legge, perché è giusto che si guardino verso altre prospettive, verso altri modi di interpretare la pubblica amministrazione. Per cui, senza buttare nulla di quello che di buono è stato fatto, senza sprecare i contributi necessari, ma andiamo avanti nella direzione di cui la città ha bisogno. Il sindaco non si candida più, c'è però la squadra del sindaco. Si può ricandidare, qualcuno di quelli si può ricandidare, oppure lei vuole dare l'idea del rinnovamento totale? Io ripeto, sono per una politica inclusiva, per cui tutti coloro i quali intendono dare un contributo sono molto molto volentieri accolti. Naturalmente sugli aspetti poi specifici si sta lavorando. Sarebbe... So che ieri avete fatto una riunione alla Lamezia. Ma era una riunione sui temi, diciamo, di principio, ecco, non era una riunione operativa. Perché dovrebbero votarla? Perché i cittadini dovrebbero votare? Sì, prima ascoltatemi, prima incontratemi e poi decidete. Compagni e amici, vi prego, se dovevamo dimostrare alla politica crotonese, alla società civile crotonese, di cui Rosanna è uno dei massimi esponenti, che per noi le quote rosa non sono solo una semplice legge. Nei prossimi giorni ci saranno occasioni per confrontarci e per rappresentare meglio quello che è l'impostazione programmatica della coalizione e dalla nostra candidata a sindaco, Rosanna Barbieri. Ora, il motivo per cui siamo qui è quello di ascoltare Rosanna. La parola a Rosanna. Tocca a me. Intanto buongiorno a tutti. Io ho l'obbligo, il dovere e anche il sentire di ringraziare intanto tutti i rappresentanti dell'informazione per aver accolto in così breve tempo l'invito ad essere presenti qui stamattina.
Vi conosco più o meno tutti perché nella mia professione ho avuto modo di entrare in contatto con ciascuno di voi, per cui so quanto è importante il vostro lavoro per fare conoscere quello che accade. Quindi io vi sono molto grata di questo, così come sono grata a tutti gli amici e a tutti i compagni che questa mattina hanno voluto essere presenti a questo momento importantissimo per la città, perché noi ci avviamo ad effettuare un percorso sicuramente in salita, ma un percorso per il quale ci sentiamo veramente molto forti e molto presenti. Volete sentire parlare di me? Non è facile parlare di me, sentite l'emozione, perché io sono abituata a lavorare su altri contesti, ecco, però non mi spaventa questo nuovo panorama, anzi sono molto felice e sono molto onorata di trovarmi oggi qui, perché significa che la parte politica alla quale appartengo e una più larga coalizione hanno ritenuto che io possa rappresentare un modello, una proposta per la città realizzabile, ecco, perché noi dobbiamo, secondo me, non andare a costruire durante la campagna elettorale un libro dei sogni, assolutamente, sarebbe velleitario ed è una cultura che non ci interessa. Io ho un metodo che non prevede l'io. Ogni volta che mi sono trovata a lavorare in un contesto nuovo, ho sempre fatto tesoro di tutte le esperienze pregresse. Parliamo ancora di candidature a sindaco per Crotone, sentiamo le ultime novità. L'ultimo candidato a sindaco è diventato difficile sceglierlo. Parlo di quelle liste civiche che in qualche modo si rifanno alla idea del centrodestra, che non sono che si presenteranno come movimenti civici, ma che però hanno cultura e tradizioni più che di centrodestra, di centro. Forza Italia per capirci, UDC per capirci ancora meglio, che vede la partecipazione di un gruppo di imprenditori. Era stato avanzato il nome di Antonio Argentieri Piume, che è un imprenditore. Pare che, secondo le notizie che ci sono state riferite all'ultimo minuto, proprio prima di andare in onda, pare che Argentieri Piume abbia deciso di non correre a sindaco. E l'ipotesi che si fa? Beh, a questo punto resta in piedi quell'ipotesi che avevamo già fatto nei giorni scorsi, quella di Cesare Spanò, sempre che Spanò accetti, ma non dovrebbe a questo punto rifiutare. Si parla di 4 o 5 liste civiche che appoggerebbero questa candidatura. Con Spanò si chiuderebbe la partita dei candidati a sindaco, quelle che hanno più liste, almeno che hanno 3, 4, 5 liste che appoggiano. Spanò è consigliere comunale uscente, però di opposizione, non dobbiamo dimenticarlo. Stamattina invece è stato presentato il candidato a sindaco del PD e del centrosinistra. A nessuno è sfuggito che mancava Peppino Vallone. Qualcuno ha detto che era in prefettura, però il momento era importante. Molti non sapevano di questa assenza di Vallone. Un suo parente mi ha riferito che invece aveva un impegno in prefettura. Ma diciamo che era il momento clou per il Partito Democratico. Vallone in ogni caso doveva essere presente lì dove veniva presentato ufficialmente il suo successore. Costituzione del soggetto unico che si occuperà del sistema dei rifiuti della città di Crotone, cosa cambierà? Sentiamo. Si era parlato di 19 unità, poi di 26, alla fine 28. Non stiamo dando i numeri, stiamo parlando dei lavoratori che in prima battuta, col primo step, saranno assunti
dalla CREA sono i lavoratori Soacro che è andato in dismissione, di Acros che ieri sera sono in dismissione, l'azienda è in dismissione, ieri sera dopo un passo avanti, due indietro, un avanti e due indietro, finalmente c'è l'accordo, ma non è dei lavoratori, perché anche se l'argomento è molto molto importante in una città dove si perdono i posti di lavoro, quando si salva qualche posto di lavoro, l'argomento che vogliamo trattare con Rocco Gaetano, che ha fatto il progetto, che ha presentato il progetto alla proprietà, al comune di Crotone, è che cosa cambia per i cittadini con questo accordo. Vabbè, come giustamente diceva lei, innanzitutto c'è che è la prima operazione, successivamente se ne vedranno altre, sto pensando a Soacro, ma dall'altro la stessa vicenda dell'aeroporto per certe questioni rientra in quest'idea dell'amministrazione comunale di riordinare i servizi. Diciamoci la verità, tutte le società di servizi, tranne Acrea, sono in un certo qual modo saltate. Io non mi metto mai a commentare responsabilità, no, di chi. L'unica che si è salvata è Acrea. No, l'unica che era per esce a testa alta. Non che era con i conti a posto, perché è totalmente partecipata dal comune. Attenzione, mentre tutte le altre sono partecipate, addirittura alcune sono miste, questa è l'unica società. Quindi, ma io voglio dire, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Quando la politica e le amministrazioni sbagliano, bisogna dire che hanno sbagliato, non c'è verso. Così come quando bisogna dare atto alle amministrazioni che hanno saputo conservare alcune cose, lo hanno saputo fare. Questo è il caso di Acrea. Paradossalmente Acrea che cosa ha, tra virgolette, insegnato? Che si possono riorganizzare i servizi. Ecco, in quest'ambito è entrata Acrea per volontà del sindaco Vallone. Cioè che cosa? Adoperiamoci in funzione del fatto che tutti i servizi comunali, interprovinciali sono saltati, riorganizziamolo. Il comune di Crotone sta provando un esperimento che io credo che sia unico, quello di vedere come razionalizzare alcuni servizi. È il caso, cosa c'ha di più, cosa porta in più questo accordo sindacale? Lei mi poneva la domanda. Quello per i cittadini che cambia? E vede come si coniugano le due cose, come stanno insieme. Cosa cambia? Si razionalizza un servizio a regime, perché ovviamente io sto parlando nel momento in cui si va a regime, non ci sarà più l'alibi perché la strada è sporca, perché la spazzatura ancora in mezzo, perché i cartoni, i matarassi, perché la creazione di un soggetto unico porta a razionalizzare il sistema dei rifiuti. Adesso ci sarà un'unica società che interverrà sullo spazzamento e sulla raccolta. Quindi questa è la novità. Farà anche la raccolta differenziata, che questa è la grande novità, perché finora in città si è fatta e non si è fatta, diciamola chiaramente. Con questo accordo finalmente in città ci dovrebbe essere la raccolta differenziata. Sì, ci deve essere la raccolta dei rifiuti. Poi è chiaro che chi è illuminato punterà molto sulla differenziata. L'indifferenziata noi dobbiamo lasciare da parte, ci costa troppo la famosa tal quale, quella che noi in casa mettiamo in un sacchetto comune. Ecco, aiutandoci tutti, paradossalmente abbiamo razionalizzato un servizio, la città più pulita e alla lunga, perché no, minor costi sulla tariffa. L'operazione è questa, poi ci riusciremo, questo non dipende solo da me, ma dipende dalle amministrazioni, dalla politica, e una parte importante ce l'avranno i cittadini, perché la differenziata è l'insieme delle forze che ti dà il miglior risultato. Quando parte tutto quanto? Ieri avete fatto l'accordo, ma quando parte concretamente l'attività? Allora, l'accordo è fatto in prospettiva e per non lasciare in mezzo al guado un servizio e lavoratori, cioè la raccolta differenziata va fatta. Nel momento in cui scatta il fallimento della società Acros, l'attuale società, a quel punto l'amministrazione comunale dà la concessione sulla differenziata ad Acrea, Acrea avrà bisogno di maggior manodopera, attingerà a quel bacino, perché sono già pronti quei lavoratori. Non è che si sta facendo. Non devono essere formati. Insomma. No, non è che si fa un favore, qua il favore ce lo facciamo un po' tutti insieme. Il favore si fa alla città. Alla città, perfetto, bravissimo. Il favore alla città, quelli sono già formati. Quando parte il servizio? I tempi che vi siete dati? No, ma questo i tempi ce li detterà il Tribunale di Crotone. Appena il Tribunale di Crotone darà vita alla procedura che c'è in corso, fallimento, non so mo qual è la procedura che c'è in corso, ma c'è una procedura in corso, ma nel senso che io non voglio fare. E non vuole entrare in ambiti che non ha. Appunto, io mi soffermo solo a fare il presidente di Acrea, appunto, e basta. Quindi nel momento in cui scatta
il fallimento della società, cioè nel momento in cui Acros non è più in grado di assolvere tecnicamente al compito preposto, subentrerà Acrea. Ed ora qualche secondo di pubblicità. Rendere pulita la città è il nostro lavoro. Ma per tenerla pulita serve anche il tuo aiuto. Crotone di tutti. Collaboriamo a renderla più vivibile. Una città più pulita è una città più accogliente. Aiutaci anche tu a rendere Crotone più bella. Acrea, da sempre, al servizio dei cittadini. Studio Benincasa, agenzia immobiliare, vendita appartamenti e villette, affitti stagionali anche settimanali, progettazione, accertamenti catastali, ipotecari e di proprietà. DIA e SCIA, certificazione energetica, designer interni e allestimenti vetrine. Inoltre Studio Benincasa Immobiliare mette a disposizione la propria esperienza alla progettazione di eventi. Studio Benincasa, agenzia immobiliare, in Viale Aldo Moro numero 116 a Rocca di Neto. Visita la nostra pagina Facebook Studio Benincasa, agenzia immobiliare. Multe nella città di Crotone negli ultimi 3 mesi e mezzo. Ne parliamo con il comandante dei vigili urbani di Crotone, Antonio Ceraso. Automobilista avvisato, mezzo salvato, come l'abbiamo, come dire, copiato dal detto uomo avvisato, mezzo salvato. Perché automobilista avvisato, mezzo salvato? Perché l'automobilista deve prendere coscienza che a Crotone non si fa finta di niente, le multe si fanno. Parcheggiare in divieto di solito, scatta la multa. Perché ci sono due modi di operare del comando dei vigili urbani di Crotone. Uno, si utilizza lo street control, la famosa macchinetta, e due, poi ci sono i vigili a piede con carta e penna che fanno le multe. Beh, facciamo il punto dei primi 4 mesi di attività 2016 con il comandante Antonio Ceraso. Beh, insomma, fare il bilancio è ancora presto, però ritengo di essere soddisfatto dal punto di vista dell'utilizzo dello strumento, che non vuole vessare nessuno, l'ho già detto prima, stiamo avvisando, continuiamo, ma nonostante tutto... Uomo avvisato, mezzo salvato, mezzo dice salvato. Un altro proverbio. Ad oggi abbiamo elevato con lo street control nei primi 4 mesi 3.512 contravvenzioni. Quindi senza voler, ne avremmo potuto elevare parecchio di più, ma noi stiamo cercando... Quasi 1.000 al mese. Stiamo cercando di sensibilizzare sempre più... No, quasi 1.000 al mese. Ma diciamo che questo con lo street, poi c'è l'apporto anche degli ausiliari del traffico e dei vigili, la famosa contravvenzione, la bolletta gialla, che sono altri 2.219, quindi abbiamo elevato ad oggi 5.700... Dal 1 gennaio al 14... Oggi, a questo momento, alle 11 del 14 aprile 2016, sono 5.731 contravvenzioni, di cui 3.512 con la macchinetta, c'è da dire, e 2.219 col cartaceo. Perfetto, compresi quelli delle ausiliari del traffico. Certo, è ovvio. Gli incassi, purtroppo forse la gente ha dei soldi da spendere, perché abbiamo, ne ha da buttare. Evidentemente, perché abbiamo incassato solo con conto corrente 44.749 euro di, a fronte del 2015 lo erano 17.009. Quindi quasi 30.000 euro in più rispetto. Solo con il conto corrente, poi allo sportello il pagamento sono 50.496 a fronte dello stesso periodo di 27.500. Allora, possiamo dire così, a occhio e croce, 100.000 euro in tre mesi e mezzo di attività, l'anno scorso invece erano 42.000 euro. Perfetto. Ma più del doppio. Io ringrazio ancora una volta la sua emittente. Il nostro messaggio è quello di evitare di parcheggiare. Una certa sensibilizzazione la sto notando, perché gli utenti non lasciano più la macchina indiscriminatamente, ma stanno lì, mettono le quattro frecce, quindi pronti, hanno capito il messaggio.
Adesso stiamo cercando di limare le cose più grossolane, ma certamente poi interverremo ancora più sui passi dei in maniera sabbi, più incisiva. Perché il periodo di rodaggio, diciamo che sta finendo. Adesso si di tolleranza, diciamo. Di tolleranza, perché se volessimo fare casse, è ovvio che andremo nelle parti più disparate della città a fare casse. Ma non è questo il messaggio. A noi interessa che i cittadini siano sempre più educati, perché vedete, per me è un disagio sentire il diversamente abile che trova il parcheggio occupato o la mamma che... È una carognata quella. È una carognata. Una persona sana che parcheggia dove c'è il posto riservato a un disabile. Veda, io stamattina, poco fa, mezz'ora fa, ho ricevuto una mamma, mi piangeva il cuore perché prontamente il suo parcheggio è occupato nelle adiacenze di una scuola per quelli che debbono prendere immediatamente, e quella mamma non ha la possibilità di andare a parcheggiare. Questo veramente... E poi diventa un problema come portare il figlio in macchina. In macchina, e questo veramente, stamattina sono sconfortato da questo, quindi l'invito che faccio ancora una volta attraverso la sua emittenza, aiutateci ad aiutarvi, alle persone per bene ovviamente. Non è un fatto personale la contravvenzione, io auspicherei che in questa città non se ne facesse nessuno, vuol dire che avremo una città a ordinata, d'uomo, pulita e senza che qualcuno violi il codice, perché lasciare la macchina in uno spazio soprattutto riservato è una violenza che si fa al diversamente abile, al genitore o allo stesso... A quello che non è stato fortunato nella vita. Non nella vita, ma credo che questi abbiano dei valori che noi non abbiamo sicuramente, hanno una sensibilità, aiutiamoli questi soggetti. Quindi ancora una volta l'appello che faccio, perché altrimenti saremmo sempre più costretti a vedere. Io la prossima intervista vorrei che contravvenzione elevata è zero. Speriamo di poter in dire cassi zero, non è questo. Il comune non deve attraverso queste cose fare cassa, assolutamente. Allora chi sbaglia deve pagare. Ma comunque. Non c'è dubbio, i dati sono questi e le ripeto, non vogliamo inveire e non vogliamo fare cassa, non ci appartiene. Vogliamo solo sensibilizzare soprattutto per quelli che occupano quei famosi parcheggi che ho detto poc'anzi, perché quella diventa anche per violenza. Quelli che parcheggiano in mezzo alla ma strada. Non c'è dubbio, però è chiaro che il disagio che una mamma, un genitore, un diversamente abile, lasciamoci almeno quei parcheggi, almeno quelli, perché gli altri li stiamo sanzionando, è ovvio che non faremo sconti a nessuno, anche perché... La legge è questa. Non c'è dubbio. Incidente stradale ieri mattina a Crotone nel quartiere Farina, intorno alle 11.30 nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzino di 13 anni che viaggiava a bordo di un motorino, trasferito prima all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove gli sono state riscontrate fratture multiple alla spalla e al femore, è stato poi trasferito a Catanzaro dove tuttora si trova ricoverato in prognosi riservata. Situazione sempre più critica per i dipendenti della provincia e della società gestione servizio, niente stipendi, sentiamo. Chi sta peggio? I lavoratori diretti della provincia o quelli della gestione servizi? In questo momento io non saprei distinguere chi dei due sta peggio, perché dovevano arrivare i soldi che il governo doveva alla provincia. È stato approvato il bilancio di previsione 2015, in seguito al quale poi questi soldi sono arrivati, ma questi soldi pare che non ci siano, che non sono fruibili. Ma questa è un'ultima notizia che ho... Allora, questa è la gestione dei servizi e poi l'avvocato e invece provincia. Sì, questa è un'ultima notizia che ho appreso poco fa dai miei colleghi, scusate se mi permetto di chiamarvi tali. Possiamo concederlo di chiamarvi colleghi. Per una volta. Grazie. Per cui io... Cioè, l'ironia sì, nel dramma ci sta sempre. Io da più di una mezza giornata, e in questo senso mando un saluto carissimo al sindaco Peppino Vallone, che lo sto cercando da un paio di giorni e non riesco a trovarlo. Una volta diceva ti mando un bacio a pizzicotti. Anzi, ne approfitto della sua telecamera. Caro Peppino, se mi ascolti, io ti sto cercando da un paio di giorni per cercare di discutere alcune questioni. E poi preoccupato della situazione di gestione dei servizi, è già, come dire, con la testa su quello che vorrebbe fare il liquidatore, o così mi comunicano. Invece poi arriva la notizia che sembra che la banca abbia detto... Il liquidatore cosa voleva fare? Voleva pagarsi le proprie competenze? Allora, no, il liquidatore sostiene che fa quello che vuole, punto. Almeno così mi è arrivata la notizia a me. Io non... questo bisogna
Cioè, se lui ha il diritto di replica, eventualmente di replicare e dire che non è così. Ma io non è che sto sostenendo che è così. No, eventualmente. Io sto sostenendo che in un confronto è a due. Se io faccio un monologo, perché il liquidatore non lo vedo, non lo sento, non so, anzi, forse se c'è una cosa che possiamo rivendicare con il liquidatore è un atteggiamento antisindacale. Ma questa qui è una cosa che verrà dopo. Una cosa piccola, diciamo. Una cosa molto piccola. Rispetto al dramma che... Io vorrei confrontare... Quanti mesi non vi pagate? Anzi, ne approfitto... Quanti mesi non percepite un centesimo? Sono da luglio ci siamo pagati, da agosto in poi non ci paghiamo. Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e sta per scattare aprile. Sì, anzi io a questo 9 mesi. A questo punto, siccome come dire, approfitto della sua amicizia, grazie, approfitto della sua amicizia per mandare un secondo messaggio. Caro liquidatore, se ci sei, fatti vedere. Batti un colpo, fatti vedere, come dire, in piazza, in pubblico, qui dove vuoi tu, abbiamo un confronto sereno, tranquillo, parliamone, in modo che capiamo insieme dove sta andando la nave, se c'è una nave, perché può essere pure che sono su una zattera e non mi sto rendendo conto di questo. Però vorremmo un confronto sereno, pacato, come tu sai fare, come tu ci insegni, e che, come dire, ci aiuti in un percorso, qualunque esso sia. Però anche per capire se esiste ancora la gestione dei servizi, se ti fai vedere, noi siamo qui in sala azzurra. Certo, se poi non... In speranzosa attesa. In speranzosa attesa. Tanti saluti da Crotone, qualora non fosse a Crotone. Allora, avvocato, io so che lei è un maestro di ironia. I soldi ci sono, non ci sono i soldi. Indovina dove sono i soldi. Dove sono finiti questi soldi? Noi siamo la patria di Mucciolino, per questo non si riesce a capire questi soldi. Ma questi soldi dove sono? Allora, questi soldi... I soldi che il governo ha mandato alla provincia, sono 3 milioni e mezzo di euro, no? Sì, mio governo Renzi avrebbe mandato alla provincia. Avrebbe, quindi. Avrebbe. Giorni fa, cioè ieri, vantieri, roba del genere, devono essere in transito in qualche stazione sperduta. E ancora non sono arrivati. Vuoi vedere che li stanno portando a piedi da Roma? Ma è anche probabile. E il problema però non è più questo, perché dopo averci tenuto sulla graticola perché non avevano approvato il bilancio i nostri... Revisione 2015. I nostri sopra ciò non avevano approvato il bilancio, hanno approvato il bilancio giorni fa, hanno mandato con certificazione e quant'altro, e allora noi ritenevamo di essere a posto. Dopo ci paghiamo, voi avanzate meno di loro. Sì. Quanti mesi sono? Noi siamo da dicembre che non ci paghiamo. Dicembre, gennaio, febbraio? No. Gennaio, febbraio, marzo? E aprile. E aprile, c'entra pure con mezzo aprile. Tre mesi e mezzo. Se a questo aggiungi che ci sono anche spettanze 2014, vabbè, quelle non fanno più testa. Delle quali poi si parlerà uno di questi giorni, una roba del genere. E il problema poi noi lo andiamo a rinvenire nuovamente nel momento in cui dice adesso ci paghiamo, quindi la banca, adesso ci dai i soldi, la banca ci ha comunicato immediatamente che non ha intenzione di pagarci. Quindi la banca non vi vuole pagare. Non ci vuole pagare perché... Possono campare d'aria. Sì, perché dovrebbe in pratica mettere da parte le somme occorrenti per il pagamento dei mutui. Ora io faccio un ragionamento. Quanti secoli ci vogliono per pagarvi? No, io faccio un ragionamento. Ma se noi abbiamo mutui per circa 100 milioni di euro, per i quali paghiamo 800.000 euro circa mensili, pari a 2.400.000 euro trimestrali, che moltiplicati 4 fanno circa 10 milioni all'anno. La nostra, diciamo che la riduzione di quelli che sono stati i trasferimenti, poi sono trattenute anche le somme di RC Auto, non ho capito per quale motivo Renzi evidentemente aveva bisogno, forse per qualche viaggio, che ne so. E allora, sono trattenute anche le somme che però ci dicono libereranno nuovamente da giugno, perché se le siano tenute fino adesso non ci hanno spiegato, se l'hanno tenuto, punto e basta. Adesso, avevano bisogno. Tenevano famiglia. Il bisogno fa trottare la vecchia, no? Avevano bisogno. Tenevano famiglia. Ora, io dico, se questo è e i trasferimenti si sono ridotti perché
dai 19 milioni che erano una volta, sono passati a circa 7-8 milioni. Noi come facciamo a pagare 10 milioni di euro all'anno? Cioè, perché io vorrei sapere... I soldi ci sono, non ci sono, non ci sono. Ma perché noi siamo... Anche il giocatore si è imbrogliato, non li trova più manco il giocatore. Ma perché noi siamo la patria di Pitagora, o perlomeno ci è venuto a stare. Ma poi se n'è scappato Pitagora da qua. L'hanno fatto scappare, ma perché evidentemente non si trovava i conti, nemmeno lui. Notte e tempo ha preso la casa. Ma tutto, perché tanto e qua se n'è andata, sì, e se n'è andata. Allora io dico una cosa: vivere situazioni del genere e sfiorare il dramma, sentire poi Renzi che pontifica che l'Italia è in ripresa, forse sarà in ripresa lui e tutta la sua razza, la sua famiglia e i suoi amici. No, più che lui, nessuno... la sua auto, perché non devo osservare limiti di velocità l'auto del Presidente del Consiglio, quindi è in ripresa. A prescindere da questo, è l'unico forse che non paghi né fitti, né telefono, né luce, né perché c'è un altro che paga per lui, che ce lo mandasse, così noi gli giriamo quelli che sono i nostri debiti e siamo a posto, non c'è bisogno di pagarci nemmeno noi. Che volevi dire? No, io, a parte, come dire, ironicamente, i più sentiti saluti sia al sindaco che all'equitatore. No, quello che mi lascia perplesso, che ora inizia, mi lascia perplesso, è un fatto, ora inizia una campagna elettorale, no? E che noi rischieremo da ultimi, no? Entrare nel dimenticatoio più assoluto. Questo qualcuno lo pensa. Non preoccupatevi che nella campagna elettorale si parla delle questioni. No, non solo. Noi... È dopo che non si parla più. Non solo. Io le annuncio invece la mia personale campagna elettorale, che non è nei confronti o a vantaggio di qualcuno, ma è a svantaggio di un partito ben preciso. Lei non si deve offendere, di politica non ne voglio parlare. No, però noi siamo il risultato della politica, della campagna elettorale, né a favore né contro nessuno. No, ma lo faremo noi, non lo farà. Va bene. Lo faremo noi, perché io, come ho detto a qualche esimio rappresentante di qualche esimio partito, anche al figlio preferito, al figlio prediletto, una volta tanto uno schiaffo va dato per correggerlo e per portarlo sulla retta via. E questo è il senso di quello che voglio fare io. Per cui, se io autonomamente decido di non votare un partito o di votarne un altro, è una responsabilità che mi prendo io. Però noi dobbiamo essere ben consapevoli di quale partito stiamo parlando e di chi ha portato i danni sul territorio, no? O soprattutto dei personaggi che rappresentano un determinato partito, visto che lei non vuole che si nomini perché si è in campagna elettorale, lei è estremamente... Siamo poi nella fase di campagna elettorale. Vabbè, ma è il segreto di Pulcinella. Perché il partito è di maggioranza, perché il partito che ha governato sta governando, per cui è il segreto di Pulcinella. Sono loro che dovranno dire alla cittadinanza perché la cittadinanza e la città è ridotta in questo stato, perché la provincia no, è ridotta in questo stato. Perché è vero, se c'è stata una maggioranza diversa prima in provincia, che forse avrà fatto anche qualche guaio, se è vero questo, è vero pure che a livello regionale, a livello nazionale ci sono i nomi e i cognomi, che l'ha fatto il mio esimio collega poco fa, di chi ha procurato i danni, né più e né meno. Si è allargata con questo collega. Collega di chi? Collega di... Io sono dipendente della provincia, tu sei gestione servizi. Io sono dipendente di Gesù Cristo. Io dico che a prescindere da quello che è il discorso, il ragionamento che ha fatto il collega, subcollega Marcos, il ragionamento che va fatto è essenzialmente logicamente politico. Perché? Cara Apemai, lei che viene, ha visto forse qualche rappresentante politico che ci teneva per mano, che ci asciugava i sudori, che ci indicava come rispondere? Arriveranno, non disperate, ma arriveranno. Ma non possono. Tra qualche giorno arriveranno tutti. Non possono arrivare quando già il guaio è combinato. Vale quando a dire, le pecore sono già scappate dall'ovile. Vale a dire che io penso che adesso, ritornando davvero su un piano di assoluta serietà, ma noi ci rendiamo conto che con tutte le crisi aperte sul tavolo, Crotone non vede perlomeno 500-550 persone che non percepiscono stipendio da più tempo. E 500 persone che non percepiscono stipendio, a buttare giù il tutto, sono 500.000 euro mensili che non circolano.
Noi qui stiamo assistendo al fatto, per esempio, che per 4 mesi non stanno circolando 2 milioni fino a questo momento. Allora, questo penso che colpisca anche cittadini che non hanno nulla a che fare direttamente con il pubblico impiego oppure con le partecipate o con altro, ma che fanno per esempio azienda, che fanno impresa, che fanno commercio. E questi 2 milioni sottratti all'economia di questa città, chi li viene poi a ripagare? Che facciamo? Continuiamo a pagare i mutui della banca? Ma perché dovrei pagare i mutui della banca se non so nemmeno per quale motivo sono stati fatti 100 milioni di mutui? Cioè, che cosa abbiamo fatto noi con 100 milioni? Ma se non lo sa lei, lo vuole chiedere a me. E il problema è che non ce l'hanno mai detto. Il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone, dottor Sergio Arena, rende noto che lo scorso 5 aprile è stato firmato il protocollo d'intesa per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della rete formativa per lo svolgimento dell'attività didattica dei corsi di laurea delle professioni sanitarie tra l'azienda sanitaria provinciale di Crotone e il magnifico rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, professor Aldo Quattrone. L'intesa istituzionale prevede lo svolgimento di un percorso didattico e di tirocinio presso le strutture sia ospedaliere che territoriali, specificamente dedicato ai profili di infermieristica e fisioterapia. Per lo svolgimento delle attività formative e di tirocinio, l'ASP di Crotone mette a disposizione risorse umane e strutturali. Stamane ha aperto il quartiere per la riqualificazione di via Generale Tellini a Crotone. Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori. Siamo in via Generale Tellini, qui riparte il cantiere, riapre il cantiere. Domani mattina probabilmente ci sarà anche l'escavatoio. Riparte il cantiere per completare la riqualificazione, l'intervento di riqualificazione in via Generale Tellini. Qui una volta c'erano le bancarelle, sono state abbattute nonostante le pressioni contrarie da parte di alcuni esercenti che avevano appunto i box qui in via Generale Tellini, sono state battute. C'è stato poi un momento per fare la gara d'appalto, a quanto pare la gara d'appalto è stata assegnata e riprendono i lavori così come era previsto, un intervento di riqualificazione che mette in contatto la zona dell'area mercatale della piazzetta con il lungomare, una passeggiata lungo la cinta muraria della città, perché vedete questa è la cinta muraria della città medievale di Crotone. C'è stato anche un problema per l'amministrazione comunale, il famoso Lodo Chiser, la ditta che aveva vinto la gara, che non poteva eseguire i lavori in quanto c'erano le bancarelle, aveva chiesto il pagamento delle spettanze, no? Perché il fermo era dovuto alla responsabilità da parte dell'amministrazione comunale. Questa cosa non era stata concessa, per cui la ditta Chiseri ha fatto un ricorso legale, un lodo l'ha vinto e il comune di Crotone è stato condannato a pagare oltre 1.400.000 euro. E comunque questa è la situazione. Stamane nuova liberazione di una tartaruga caretta alle Castelle, grazie alle cure ricevute presso il centro recupero tartarughe marine dell'area marina protetta Capo Rizzuto. La tartaruga è stata rimessa in libertà dall'assessore all'ambiente della regione Calabria Antonella Rizzo alla presenza degli alunni delle scuole materne ed elementari di Le Castelle. La liberazione è stata coordinata dallo staff dell'area marina protetta. Ed ora il pungiglione sul lungomare di Crotone. Buca e fogne, siamo al Carmine, eccola lì, quello che vedete, il cubo di plastica è messo lì perché l'intervento si fa mettendo un cubo di plastica dove si creano le buche. Qui i cittadini ci hanno chiamato perché oltre alla buca c'è un problema che non trova soluzione, quello della fogna a mare. Non si può stare qui dalla Puz, c'è questa fogna che da qualche settimana continua a scaricare a mare e quindi rappresenta buon cibo per i pesci che poi arrivano sulle nostre tavole. Una fogna che,
che non si capisce perché non si intervenga quando la voglia fa a mare, ci stiamo preparando alla stagione estiva, insomma, tra buca e fogna. Ancora il pungiglione, questa volta nei pressi del tribunale. Renzo Arbore ci ha scritto pure una canzone, il materasso. Ma il pungiglione, il materasso del pungiglione non è quello di Enzo Arbore, che è un materasso che ha un'utilità. Quello del pungiglione è un materasso abbandonato di lato al tribunale e di fronte all'entrata di una delle scuole materne di Crotone, questa che vedete. I cittadini di Crotone dove vanno a buttare il loro materasso quando lo cambiano? Davanti all'entrata di una scuola e di lato al tribunale. Ma non è l'unica spazzatura ingombrante dal punto di vista visivo che c'è in questa zona, perché tutto il resto è immondizia. E immondizia è dall'idea di questa città, dall'idea di come questa città considera i propri figli, i propri bambini, perché questo è il rispetto che ha la città dei bambini che vanno alla scuola materna. Ed ora Bruno Tassone. Vi saluto. La Tuorno, un posteno, c'hanno sacchi, bollette, bollettene, ma ha portato una busta gialla. Su questa busta c'era lo stemma do comune. Anche, come potete immaginare, è stato proprio questa che era avuto per prima. E per chi è pensato? Vuoi vedere che oltre a tutte le bollette che mi hanno mandato comune, vuoi anche un'altra cosa in più? Ma quando l'era avuto, è rimasta a bocca aperta. Perché c'era una lettera scritta a mano e cominciava a così. Caro Bruno, perciò, senza perdere tempo, aiuto a guardare la firma. Se prima è rimasta a bocca aperta, vi potete immaginare come è rimasto quando hai visto che chi era a scrivere era Ciccio. Ma hai cominciato a mi fare un sacco di domande. Ma e dove ci è venuto a piare una busta do comune per fare una lettera privata? Ma usa che questo uno può fare e che se anche uno denuncia passare guai? Ma questo sa stufato di restare come impiegato do comune? Però passato sto momento, pur per capire che voleva, me mi sa leire. Ma a meraviglia, un ha diminuito. Anzi, tutto il contrario. Dopo, caro Bruno, c'era scritto, ti voleva dire che l'omane l'hanno sempre spostato e l'hanno spostato di una parte all'altra per trovare un posto, perché l'omane, dove sono state state, hanno sempre aiuto a cercare nata terra, nata cosa. E questo l'hanno sempre fatto perché cercavano dove si potevano garantire stare meglio e di mangiare meglio. Ci sono state sempre chiere che sono state obbligate a rufare perché erano schiave, ma quasi sempre era per un motivo, chiero di cercare di stare meglio. Di solito s'hanno spostato e s'hanno spostato. Chiere che cercavano solo, credo che si hanno spostato solo invece di essere tutto un popolo che si spostava, ma credo che si hanno spostato solo. I soldi l'hanno fatto sempre per lo stesso motivo, cercare un posto di fatica, cercare di vivere meglio. Eppure per se garantire un morso di pane per la famiglia. A sto punto, di sicuro, ha continuato Ciccio, ti sta domandando un picchesto discorso. Perciò tu spiego senza farati giri palore. Come sa, a giugno ci sono le votazioni e le partite sono impegnate a fare le liste. Questo, siccome me l'ha scritto prima, ancora era da così. A maggior parte l'hanno già detto quando ero candidato a sindaco, anzi, per dire la verità, mo sono tutti. Chi era rimasto era il centrodestra, perché ancora non aveva trovato. Non erano d'accordo, non era facile capire, visto che ci sono c'erano una ventina di candidate. Ma a queste si hanno giunto ate, anzi, ha diventato un problema, perché pur avendo due commissari e
per di qui Catanzaro, questo si è capito, anzi, come si dice, è un discorso a parte che volesse fare dopo. Ma perché i commissari sono venuti per trovare una soluzione, per tenere calme, ma queste che hanno continuato a sembragare, a continuare, hanno dire d'accordo e deve avere non un partito, ma 100.000 partite, fatte tutte loro, tutto pronto, a morsa morsa. E però Uccio continuava, ma visto che il posto è candidato a sindaco ormai Uccio su più. Prima ancora ce n'era uno, c'era quello del centrodestra. Perché tutti se volevano, tutti che se volevano candidare a sindaco, hanno provato e riprovato tutte le altre partite, quando hanno trovato la porta chiusa, si hanno concentrato tutto verso un partito del centrodestra. Perché la coalizione di centrodestra, visto che ancora non c'era niente. Ma perciò una così chiste, invece di 20 che erano interne, sono diventate 23, perché ce n'erano altri 3, che non hanno trovato dove ieri. Ma la cosa brutta è che si trattava e si tratta di personaggi che dentro l'istituzione ci sono state, e ci sono state con partite che con il centro-destra, in linea massima, non c'entrano niente. Ma la cosa più brutta è che mo, il centro-destra la soluzione l'ha trovata. E perciò loro, candidatore, o ce ne so, pure con il centro-destra, questo ha di cui io, né c'era scritto su balittera, proprio perché hanno passato mesi e mesi a sembragare tra di loro, hanno scambiato che la cosa era una quasi un incontro in box, ognuno menava la sua, e penso che per questo alla fine hanno trovato la soluzione di mettere un peso piuma. È un peso piuma, lo sapete, è un peso che è stato immenso, è un peso massimo che può pesare veramente, è un peso piuma. Ma per di più, per i piccioli e per i femmini è considerato dentro l'abito da box, ma se loro hanno fatto una scelta chiesta, caccio gli sabona per loro, ma per noi, a modere solo che si tratta. E, il problema qual è? Cacchiere 3 o 4 quanti erano, che hanno cercato alloggio e posto mo del sindaco, o ce ne sono più. Ormai i partiti hanno detto che sono i cannellati. E sto ripianato a volta ciccia a vedere chi sti. Oramai, proprio perché sono smaniosa che hanno trovato anche una cosa, mo sono disposto ad accettare pure la candidatura a fare un presidente del condominio. Però, visto che, continua Ciccio, a questi personaggi posso parlare solo attraverso la tramite a te, che ne parla alla televisione, fammi un piacere. Dice che loro oramai si possono pure recogliere a casa, perché i cugionesi li conoscono bene e per di più nessuno li votasse, nemmeno più un condominio. Perché ormai lo sanno tutti, che a chi ste pensano solo a loro stessi, se non facevano quello che hanno fatto, e che due paesi non ce ne frega proprio niente. Come ha finito tutta la cosa, ha detto, beh, ha finito. E invece continuava PS. E Uccio ha continuato. Chiuso questo discorso, a rabusto del comune, da Rustem che c'è sopra, Uccio pensava, tu non l'hai visto. Io l'ho visto, però ve l'ho detto. E se Ciccio facesse buono, più mentire mai a busta i lente. Perché corre un rischio, anche una denuncia. E siccome è un amico, ed è chiaro che mi conta, le fatta rende, io volesse che trovasse dentro un carcere e poi ci portare i sigarette o l'arancia, come si dice. Vi saluto.
da una collaborazione tra il liceo classico Pitagora di Crotone e Slow Food condotta di Crotone nasce il progetto di alternanza scuola-lavoro denominato School Fall Project, domani 15 aprile nell'aula magna del liceo classico Pitagora di Crotone. Sempre in relazione a questo percorso di alternanza scuola-lavoro, sarà inaugurato sempre domani alle 17 presso il Museo Civico del Castello Carlo V di Crotone l'evento di chiusura dell'attività formativa annuale con Antonio Sfortunato in mostra, per corso artistico del maestro crotonese. Sereno, visibilità ottima e vento di 3 nodi, il tempo previsto per domani su Crotone e provincia con 17 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo, 13 la minima. Ed ora il bollettino nautico del Mar Ionio, tempo vento da sud forza 3, in rotazione da nord e in intensificazione, sereno poco nuvoloso, visibilità buona, mare poco mosso in aumento, tendenza vento da nord forza 7, sereno o poco nuvoloso. Bene, per oggi ho terminato, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.